mostra è un esemplare di storia a parte intera, cioè è una mostra dei libri di Carlo Bo contenenti gli scritti di Proust, gli scritti su Proust e gli scritti evocati da Proust. Quindi potremmo dire che guardiamo con gli occhi, viviamo il contesto, viviamo con Proust e con Carlo Bo, e come dovrebbero essere oggi tutte le mostre. Ecco, proprio la ricostruzione di un ambiente storico, anche diciamo nella fisicità dei luoghi e dei libri. Cioè la storia non è mai soltanto un tratto di scrittura filiforme, è tridimensionale, e poi aggiungiamo il quarto spazio, che è quello della memoria personale e collettiva. Quindi da questo punto di vista è davvero una mostra esemplare e non può che essere elogiata la professoressa Tiziana Mattioli, che l'ha curata così bene. È uno scrittore che ha abitato la memoria di Carlo Bo, sia nel senso critico, cioè poiché il suo narrare è molto influenzato dal pensiero di Bergson. Vedere, scriveva Bergson, è un'opportunità di ricordare. Quindi tutti i dettagli che gremiscono l'opera di Proust sono tutte opportunità di memoria, e potremmo dire che in fondo la serie dei romanzi della Recherche è una grande memoria di un'Europa che va dai traumi della Prima Guerra Mondiale, ma diciamo pure anche da prima, dalla Belle Époque, fino agli anni in cui Proust muore, perché non bisogna dimenticare che una parte della Recherche esce dopo la morte di Proust. E poi anche nel senso che Carlo Bo aveva come prima opera pubblicato un saggio molto bello su Rivière, che è stato, diciamo così, uno degli autori che meglio aveva compreso l'opera di Proust. E quindi in un certo senso è accompagnarsi a coloro ai quali Rivière si era accompagnato. Infine c'è un terzo elemento, cioè che Carlo Bo, avendo, credo, intimamente scelto una linea, come dire, dell'arte dell'evare, cioè gli autori che vengono da questa linea proustiana, aveva però, come dire, il fascino del contrappunto, per dirla in termini musicali. Quindi Proust è quello tra gli autori che più può fare da contrappunto a quella essenzialità, sobrietà della scrittura che era così cara a Carlo Bo. Basta vedere la biblioteca e lo spazio che occupa naturalmente il lascito della tradizione pascaliana. In questo senso la mostra è anche, come dire, una sorta di sintesi tra la letteratura del Novecento e il modo con cui Carlo Bo ha attraversato la letteratura del Novecento, dicendo egli esplicitamente, un saggio molto celebre scritto nel 1947, nei 25 anni della morte di Proust, come dire, che cosa resta di Proust, egli aveva proprio tracciato una linea molto specifica che dobbiamo ancora tenere viva per interpretare il Novecento, cioè la linea Mallarmé, Wismont, Proust, Valéry, cioè tutti coloro che hanno creduto che la letteratura potesse, attraverso uno sforzo immane di precisione, sostituire l'imprecisione gremita delle cose. Ecco, e poi c'è invece l'altra linea, che era probabilmente quella più cara a Carlo Bo, e cioè la linea di coloro che costruiscono, diciamo così, per arte del levare, bruciando l'inessenziale, e che potrebbe essere la linea
diciamo così, Ungaretti, Montale, fino direi a Samuel Beckett. Ecco. L'attività della Fondazione non solo prosegue, ma, diciamo, come direbbero i mistici del Trecento, è dentro una specie di Durchbrechen, cioè di sgorgare. E questo perché questa società che si va impoverendo intellettualmente ha bisogno di figure come quelle di Carlo e Maryse Bocher, per cui si può passare dalla sconfinata letteratura del Novecento europeo, italiana, francese, spagnola, alla, diciamo, alla osservazione della società. Noi contiamo molto nei prossimi anni di sviluppare proprio questo carattere, per esempio pubblicando il carteggio Carlo Bo, Giovanni Spadolini, che è stato un uomo politico, perché erano tutti uomini che erano preoccupati del bene pubblico, della cosa pubblica. Carlo Bo è stato grande scrittore, grande critico, ma anche rettore di questa università, l'ha fatta sviluppare. Quindi c'era questa sensibilità alla, diciamo così, al bene comune. Ecco. Questo è un primo elemento. Poi c'è un secondo elemento, e cioè che Carlo Bo rappresenta, ecco, quel vivere nella curiosità. Dice a proposito di Proust che era l'autore del Novecento che aveva posto le migliori interrogazioni. Ora, la curiosità è proprio il luogo stesso. Perché sei curioso? Perché ho delle domande da fare. E io ricordo anche un premio Nobel, che è stato un illustre collega lì al Collège de France, e diceva: la qualità della ricerca non è nelle risposte che dai, ma nelle domande che sai porre. Bisogna porre delle domande sempre più acute. Allora, il compito e la ricchezza di questa fondazione è che ci permette di porre nuove domande più fresche, più integre alla società contemporanea. E questo è molto necessario, perché siamo diventati ormai dei terminali di biblioteche artificiali già costituite, dove hai solo da catturare la risposta e non hai più tempo per meditare e porre una domanda. Allora, visitare, attraverso anche delle mostre, questi agglomerati della curiosità universale, è come rinascere uomini con un'altra fame, ecco, una fame che è di porre domande migliori. Ricordo sempre il detto cassidico, che mi ha lasciato come eredità un personaggio che era anche molto amico di Carlo Bo, mi raccontava, proprio di lascito, perché poi mancò pochi mesi dopo, che cosa fa l'uomo sulla terra? Pone delle domande a Yahweh. E che cosa fa Yahweh nei cieli? Pone domande più intelligenti all'uomo su terra. Ecco, questo è il compito della Fondazione.